La nuova ondata di contagi nei mesi invernali ha rallentato la ripresa del mercato del lavoro. A fine aprile si sono però manifestati alcuni segnali di miglioramento. È quanto emerge dalla terza nota congiunta della Banca d'Italia e del Ministero del Welfare sull'occupazione. Nei primi 4 mesi del 2021 sono stati creati 130.000 posti di lavoro. Nello stesso periodo dell'anno scorso ne erano stati persi 230.000. Si stima che senza la pandemia, a fine aprile, vi sarebbero stati circa 500.000 posti di lavoro in più rispetto a quelli osservati. Sono stati 58.000 gli utenti unici che hanno visitato la piattaforma di Bit Digital Edition, con oltre 7.000 appuntamenti di business realizzati in video chat. In pochi giorni la piattaforma Expo Plaza è stata popolata dagli espositori con più di 1.900 stories, oltre 3.300 prodotti e arricchita da contenuti sia multimediali sia tradizionali. Il riscontro anche da parte del pubblico dei viaggiatori è confermato dai numeri dei social, che hanno fatto registrare 1,5 milioni di impression e hanno raggiunto una copertura totale di 37.912 utenti. Per Luca Palermo, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano, Bit Digital Edition ha confermato le aspettative. La formula digitale si è dimostrata efficace per un settore che, più degli altri, in questo momento ha bisogno di ripartire. Il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva Erasmus Plus per il 2021-2027, il programma dell'Unione europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. I finanziamenti saranno quasi raddoppiati nel periodo 2021-2027, con oltre 28 miliardi di euro rispetto ai 14,7 dei 7 anni precedenti. Nelle fasi conclusive dei negoziati con il Consiglio UE, gli eurodeputati sono riusciti a ottenere un importo aggiuntivo di 1,7 miliardi. Il nuovo Erasmus Plus offrirà più strumenti e risorse a sostegno dell'inclusione di disabili, persone in stato di povertà o che vivono in località disagiate. 35.000 aziende di filiera, di cui 10.000 produttive. Un giro d'affari da 10 miliardi all'anno, 120.000 addetti. Sono questi i numeri del settore orafo. Ovviamente anche il settore ha subito la crisi pandemica, per cui c'è stato un meno 30%. Il futuro però si prospetta roseo, grazie anche all'apertura delle frontiere, almeno in Europa, e anche grazie alla ripresa delle cerimonie. C'è però bisogno di aiuti istituzionali affinché le aziende possano innovarsi tecnologicamente, ampliare l'internazionalizzazione e pensare al cambio generazionale nelle attività artigianali.